Il mio nome è Fulvio Mario Beretta, sono direttore della rivista Colore, di cui poi dirò qualcosa, e presidente dell'Istituto del Colore. Colore è una rivista che nasce ormai più di 20 anni fa e che si occupa appunto dei temi cromatici, non solo da un punto di vista materico e quindi dei materiali che vengono utilizzati nei rivestimenti piuttosto che nelle materie plastiche, negli inchiostri da stampa o in altre applicazioni dove il colore gioca un ruolo preponderante, ma soprattutto da un punto di vista comunicativo, psicologico, emozionale. Quindi è una rivista abbastanza unica nel panorama editoriale, non soltanto italiano, sicuramente unica in Italia e con pochi riferimenti o analogie sui mercati europei e mondiali, dove progettisti ed architetti possono trovare spazio per presentare i loro progetti, come dire, enfatizzando il ruolo che il colore ha avuto nello sviluppo del progetto medesimo. La nostra presunzione è quella di considerare un po' il colore come elemento centrale del progetto, e quindi far derivare poi dalla scelta cromatica tutta una serie di soluzioni tecniche che poi, penso alla luce, che poi completano o integrano il progetto medesimo, e quindi il nostro sforzo è quello di dare degli elementi critici, conoscitivi, tecnici, comunque di informazione, sul significato che ha poi per l'utente la percezione di uno spazio cromatico realizzato secondo determinati criteri. La rivista si rivolge fondamentalmente ad architetti e progettisti, questo è il target primario, poi ovviamente anche la pubblica amministrazione è interessata a questo tipo di argomentazioni, ma diciamo che o comunque privati, ma comunque diciamo che il nostro target di riferimento è il mondo della progettazione in ogni ambito. In termini provocatori, un argomento che spesso quando sono chiamato a qualche corso o a qualche seminario sul tema del colore, utilizzo soprattutto verso gli studenti per sollecitare la loro attenzione. E la frase è: cosa ne pensate se vi dico che il colore non esiste?